Recappone, ragazzi, partiamo col recappone, perché qui ci sono tante cose da dover dire di questo Parma, anche perché ci sono stati dei cambiamenti molto importanti. Cambiamenti nei risultati. Qui abbiamo avuto un inizio di campionato promettente, allenava ancora Davide Nicola, prime partite, 3 vittorie, 4-1 Padova, 1-0 Modena, 4-1 Crotone. L'incredibile particolare rimonta del Cosenza in vantaggio, 3-0 il Parma nei primi 10 minuti, poi un crollo da lì in poi, dopo quel crollo, mai più vinta una sola partita. Perché sono 3 pareggi consecutivi contro Ascoli, Spal e Genoa, perché poi sono 2 sconfitte consecutive contro Benevento e Spezia. Contro lo Spezia, decisione pesante, decidiamo di esonerare Nicola. Lo so, ragazzi, sto diventando la persona che non voglio essere. Sono veramente peggio, credo, di Zamporini, di qualsiasi presidente ammazza allenatori. Sono The Legend Coach Killer. Cioè, tipo Randy Orton che fa le RKO ad ogni allenatore e che li stende, che li schiena. E che, a differenza di Randy Orton, non vinco nessun titolo, ma semplicemente caccio tutti gli allenatori. Però, ragazzi, mettetevi nei miei panni, in live, commentare un andamento del genere è difficile mantenere l'allenatore in vita, perché comunque, soprattutto in questa stagione, è un Parma che non poteva assolutamente permettersi di fallire. Quindi, alla fine, cosa facciamo? Decidiamo di andare sull'allenatore che nel precedente sondaggio aveva ottenuto un punteggio alto e che se la stava battagliando con Nicola per il ruolo d'allenatore. Alla fine, nel primo sondaggio ha vinto Nicola. Adesso non abbiamo avuto bisogno di fare sondaggio perché era già comunque apprezzato all'epoca Francesco Farioli ed è ufficialmente, dopo poche partite, è scoppiato l'amore, ragazzi, perché anzi un matrimonio che spero possa durare tantissimo. Farioli è veramente fantastico. Tornando a Fariolone, tornando ai risultati di questo Parma, la prima di Farioli è 0-0 col Cittadella, ma già si intravedeva un po' di qualcosa di diverso. Tra l'altro, ritorniamo un attimo sulla scheda di Farioli, perché ricordatevi queste due cose, le due formazioni preferite, la difesa 3 e il 4-3. La formazione più utilizzata quando opera Parma è il 4-2-3-1, quindi non sempre gli allenatori utilizzano poi uno dei due moduli preferiti, potrebbero anche utilizzarne un terzo, ed è stato appunto il caso di Farioli che sia a partita in corso che anche ad inizio partita ha utilizzato per più volte la difesa 4, centrocampo 2, una tre quarti a 3 e poi un unico grandissimo centravanti, ovvero il magico Tressoldi, che qui, insomma, iniziano a essere tantini i gol. Questo giocatore potrebbe rappresentare la prima carnevalata di questa chairman e non vedo l'ora. La valutazione per ora è molto bassa, ma credo che, intanto la stagione deve ancora finire, il Parma in Serie B, quindi insomma, credo, spero che questa valutazione possa crescere, aumentare di molto, di abbastanza una volta raggiunta la Serie A. Fatto sta che insomma è un Parma che non si ferma, è un Farioli che non ha ancora perso una partita, è fantastico. Vittorie, 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 qualche pareggio, ma comunque risultati sempre molto convincenti. È arrivato il calciomercato di gennaio, stiamo provando a prendere degli elementi, c'è chi è già arrivato, c'è chi invece bisognerà un attimino aspettare, c'è chi è andato via per poco perché non si trova bene. Stiamo parlando di Poyan Palo, che in questo momento è in ferie, davvero, cioè nel senso è in ferie, e vedremo poi il suo ritorno. Peccato perché lui, se guardate le presenze fatte, i gol fatti, la media è ottima, però non si trova. Si trova probabilmente meglio a Venezia. A Parma non si trova bene, allora gli abbiamo dato un permesso per riposarsi un po', per vedere un po' cosa riesce a combinare nel tempo libero. Vogliamo confermare De Moral? Lui è in prestito da noi, però in scadenza di contratto, allora lo stiamo prendendo a zero per confermarlo poi anche la prossima stagione, visto che sta facendo una stagione da protagonista in mezzo al campo. Daniel Maldini, d'utilità in ottica anche Serie A, preso forse quasi a parametro zero, decideremo se prenderlo sin da subito, col compra ora, oppure aspettare effettivamente luglio. Stesso discorso vale per Roberto Piccoli. Però Roberto Piccoli, ragazzi, ve lo dico, lo prenderemo adesso, ma di preciso il 30. Aspettiamo l'ultimo giorno di mercato, così il compra adesso, questa valutazione diminuirà sempre di più. Più tempo passa alla scadenza del contratto e più anche questa valutazione tenderà a diminuire. Però lui oggi, subito, lo si prende. Tanto comunque abbiamo due partite adesso a gennaio, quindi tra poco arriva. Non manca molto. C'è il riscatto poi, c'è il riscatto, c'è il voler comprare subito Piccoli. Bisogna capire eventualmente in quali altri reparti dover intervenire. In mezzo al campo sicuramente no, perché a parametro zero prendiamo l'ex talento, che doveva essere talento, della Roma, Gonzalo Vilar.
E speriamo possa essere un gran talento qui a Parma. Secondo me in Serie B questo giocatore farà veramente il devasto in mezzo al campo, porterà veramente tanta tanta qualità e fantasia. Questa è una Serie B formata da degli ex allenatori, che ormai inizia anche a diventare facile. Talmente tanti sono stati gli allenatori di questa Chairman Mode che abbiamo un sacco di ex. Partiamo dallo Spezia di Carrera. È stato con noi la passata stagione, è andato via sul finale della passata stagione. Sul finale della passata stagione ha accettato poi il progetto Spezia. Spezia in A, retrocessione, Spezia in B, lotta per le prime posizioni, ma adesso ha avuto un calo abbastanza importante, si trova attualmente quinto. E un altro nostro ex che sta facendo veramente male è Davide Nicola. E Davide Nicola purtroppo, mi dispiace, ma sta continuando il brutto andamento che aveva lasciato qui con noi a Parma, perché sono pochissime vittorie, tantissime sconfitte, pochissimi pareggi. Allora, GG Farioli, perché sono due vittorie consecutive e sono zero gol subiti. Doppietta di 3 soldi, continua a segnare. Ancora 3 soldi su calcio di rigore e probabilmente ancora Daffi su palla inattiva. Vediamo un po' il modulo che ha utilizzato. Sempre 4-2-3-1. Eccolo qui, con Karius in porta, De Coey per Magnani, Daffi del Prato, i 4 da difesa, centrocampo 2 con Mediani, Estevez e Som, tre quarti con Miaila, Carboni e Yeboah, là davanti sempre il solito 3 soldi. Sarà dominata dal punto di vista delle statistiche, occasioni però che vedo che non hanno portato chissà che livello di XG, ma comunque siamo stati bravi a sfruttarle. Questa grafica non ci piace, preferiamo questa. E guardiamo quindi l'affondo di Del Prato che si accentra, poi palla dentro, 3 soldi, movimento da grande attaccante, il 10 sblocca la gara con la rete dell'1-0, sempre 3 soldi qui. A impostare, avanza da solo, corto per Miala che salta secco l'avversario. Miala dentro, 3 soldi. Praticamente, se prima assist che partiva da destra, adesso assist che parte dalla sinistra. E poi Cornerone con una palla inattiva che il Bondaffi riesce a sfruttare molto bene. Parma che vince 3-0 contro il Crotone. Farioli non sbaglia neanche la partita contro il Cosenza. Qui, guardate, possiamo anche dire una cosa, cioè nel senso, ci fa piacere vedere un Parma che vince. Però magari con altri allenatori qui non so se sarebbe andata in questo modo. Cioè siamo anche secondo me fortunati. Poi se analizzi tutto il Parma comunque ha dominato perché abbiamo schiacciato gli avversari, abbiamo creato di più. Però ad esempio se analizzi l'XG, tolto lo 0,80 del rigore, tu avevi un XG qua inferiore all'1. Quindi là davanti hai creato, ma vediamo anche poi il reparto offensivo che non ha avuto chissà che voti. Quindi non è stato particolarmente brillante. La sblocchiamo e riusciamo a vincere proprio grazie al rigore trasformato da 3 soldi, 3 soldi che attualmente ha quota 18 gol in 20 partite giocate. Haaland Key. Prendere un altro attaccante anche per dare al nostro allenatore poi l'alternativa, il reparto a 2, quindi ritornare col 3-5-2. Quindi l'acquisto di Piccoli lo finalizzo subito, anche perché questo giocatore non posso aspettare, cioè potremmo anche aspettarlo a fine stagione, ma se aspettiamo fino alla fine della stagione questo giocatore non giocherà all'Atalanta, non giocherà a Bergamo, quindi prenderlo per iniziare a vederlo in campo. Maldini, sì, direi anche Maldini, 425.000 euro. Praticamente con neanche 1 milione abbiamo ufficialmente due nuovi giocatori. L'idea è Caprile, vediamo se riusciamo a finalizzarla, perché dobbiamo. Caprile sarebbe veramente un bell'investimento. Nel senso, è ancora Bari, non costa tanto. L'idea è quella di comprarlo, tenerlo al Bari in prestito, prenderlo poi il prossimo anno. Cioè, secondo voi sono tanti soldi? Adesso domanda, se riuscissimo, perché probabilmente questa è una di quelle operazioni che a 5 milioni la si chiude. Secondo me a 5 milioni la chiudiamo. 5 milioni per Caprile, sì o no? Sì, così può andare, ragazzi. Così può andare. Quindi Caprile lo lasciamo in prestito a Bari. Sta con loro fino alla termine della stagione. Tanto dovrebbe essere lui chiaramente il portiere titolare, ma non l'ho visto, ma do per scontato di sì. Spero. Sì, assolutamente. Gioca quindi tutta la Serie C e poi l'anno prossimo è pronto per la Serie A. Speriamo, ho sentenziato, forse ho sentenziato, però va bene. È stata la prima partita di diversi giocatori, di Villar, è stata la prima partita di Maldini. Non è stata, credo, la partita di Piccoli. Non l'abbiamo visto nemmeno convocato, quindi forse un problema muscolare, un qualcosa, o sono io che non lo vedo. Fatto sta che è stato Maxime Decoy per nell'unico tiro in porta. Da loro invece è stato Oristanio su 3 tiri totali, partita dove alla fine mi sembra anche giusto il pareggio. Vediamo i gol quindi di Kuiper e Oristanio partendo dal nostro terzino. Una partita, come detto, molto equilibrata. E qui Maldini su palla inattiva. Magnani non riesce a prendere il pallone di testa. Lo prende De Kuiper che se la sposta sul sinistro. È un po' alla Fabio Grosso, come nel mondiale del 2006. Trova la rete del momentaneo 1-0.
Qui poi Baricic serve Persin, qui uno scambio di ex Primavera Inter, tipo Persin per Oristanio. Siamo al Tardini, pronti per vivere Parma Spal. E anche uno stadio che è bello pieno. Stiamo parlando anche comunque di una sfida contro una squadra rivale, derby locale. Questa è la formazione. Io continuo a non vedere Piccoli comunque, ragazzi. C'è un problema, quel problema si chiama Roberto Piccoli. Non l'ho visto neanche in panchina. Spero di essermi sbagliato, spero che sia solo una svista, ma Piccoli... Allora, Piccoli, 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 no, Piccoli in panchina. Piccoli in panchina, vabbè, comunque giustamente non puoi... Non me la sento di criticare Farioli perché tre soldi ci sta portando lui, no? Quindi se non gioca Farioli, cioè se non gioca tre soldi, me la prendo con Farioli. Si porta il pallone di fondo. Serve Courtois Homme. Entro per Carboni, si gira Carboni! C'è stata anche una deviazione. Karius, un saluto prima di Letta. E poi si riparte. Magnani. Somma. Magnani andiamo per la sinistra dal solito Maxime Decoeper, che avanza, ragazzi, questo giocatore è veramente straordinario per la Serie B. Mihaila avanza solo, Mihaila, attenzione, non si ferma Mihaila! E ritorna al gol dopo un infortunio tragico, lunghissimo, enorme, un doppio infortunio che l'ha tenuto lontano sia nella passata stagione che in questa. Ma intanto ci sono giocatori a terra perché Decoy per qui in duello con Prati ad avere la peggio è proprio Prati e forse anche Decoy per insieme hanno forse dato vita a un bambino che tra 9 mesi nascerà. Del Prato, sempre per Duffy, allora Somme, lancio a cercare in corsa Mihaila trova il pallone. Poi di nuovo dietro per Somme, ancora scambio con Rumeno, palla dentro, Yeboah! È qua troppo debole Yeboah, non ci ha creduto abbastanza. Attenzione, al corner. Palla inattiva, Koulibaly, contatto con la mano di Koulibaly. In questi casi l'arbitro lo dà sempre il rigore. L'arbitro lo dà sempre, Karius. Karius. Il rigore lo dà sempre Karius. Il rigore lo dà sempre Karius con anche ammunizione. Prati. Karius spiazzato. 1-1. Peda. Mamma ragazzi, la punizione di Peda. Bravo Somme. Di cattiveria ma senza commettere fallo. Mette il pallone. In realtà va a servire Del Prato dall'altra parte del campo. Del Prato, il palo pazzesco di Del Prato. Io però sono anche stanco di commentare solo palle all'interno di questo FM. Finisce qui ragazzi. 1-1. È il secondo pareggio consecutivo. Però a differenza del pareggio precedente, questo pareggio, a differenza di quello con l'Ascoli, il sapore è quello della vittoria mancata, del si sta rosicando perché potevano tranquillamente essere 3 punti e invece è 1-1. Allora, dopo questo quindi doppio pareggio, come cambia la classifica? Non cambia, o meglio, perdiamo la possibilità di prendere 2 punti al Frosinone perché si erano fermati, hanno poi ottenuto una sconfitta, le ultime tre l'hanno vinte, però poi c'è stata anche una sconfitta, potevamo effettivamente essere lì a 52, però sotto non ne approfittano, perché anche il Pisa comunque si è fermato, ha perso e quindi il distacco rimane comunque buono, non più di più 3, ma di meno 2. È un giocatore, è stato un acquisto, un rinforzo e anche una possibilità che abbiamo dato a Farioli di potenzialmente anche ritornare con la difesa 3, lavorare con un reparto 2. Piccoli però in questo momento non è proprio nemmeno mai partito dalla panchina, quindi cosa succede? Questo sì, è un investimento a zero, non è un problema, anche se non dovesse mai giocare fa nulla, sarà comunque una piccola plusvalenza, una minusvalenza che potremmo fare in futuro, però sarebbe un peccato perché questo secondo me può giocare titolare in B. Quindi ci siamo signori, il Genoa di Mazzarri 3-4-2-1 con Locadia, Gudmundsson, Rusic là davanti e Fti, Ranieri, i due esterni. Il Parma di Farioli che sorprende, mi sorprende, sorprende un po' tutti. Si torna con la difesa 3. Sarà 3-4-3, ragazzi. Quindi si lavora ancora con i trequartisti, ma dietro a 3, Duffy. Attenzione alla pressione da parte di Ranieri, costretto al retropassaggio. Allora Vilar nuovamente per Duffy, minuto 18. Attacca il Parma, Carboni, Vilar. Del Prato non si riesce ad avanzare. Vediamo adesso se Duffy inventa. È così la corsa del Prato. Non mette il pallone in mezzo subito. Alla fine va a cercare Mihaila. La seconda rete in questo episodio, la seconda rete stagionale. Il Parma è in vantaggio contro il Genoa. Mihaila. Andiamo da Donnarumma. E Fti gli ruba palla. Quindi Dragosin dietro per Semper.
Attenzione qui, l'intervento da parte di Semper, un animale dell'area di rigore come può essere Niccolò Tressoldi, ne approfitta subito. La disattenzione da parte di Semper costa cara al Genoa. E bravissimo Tressoldi che è addirittura di prima. Tressoldi. Dragusin in anticipo, attenzione adesso al Genoa. Gudmundsson molto poco attento qui il Parma, ragazzi. Ne approfitta Albert Gudmundsson, non a rete stagionale. Disattenzione da una parte, disattenzione dall'altra, solo che la nostra non ha scuse. Non... Loro giocano in 10, quindi sai, ci può anche stare. Noi qui invece, proprio robe da... Siamo avanti 2 reti a 0, siamo anche superiori numericamente parlando. Allora, è un Parma che di sicuro non convince. Cioè, nel senso... In questa partita in superiorità numerica dovevamo rischiare molto meno, dovevamo segnare molti più gol. Però vinciamo comunque, questo va bene. Ma come ho detto e ribadisco, è un Farioli che ricorda abbastanza Pochettino. Non facciamo confronti adesso di palmarès, di curriculum e tutto. Ma nelle scelte sicuramente ha quel non so che di Pochettino. Cioè io vedo solamente quell'11 lì. Poi ogni tanto cambio formazione, ma i titolari sono praticamente sempre gli stessi e chi mi sta antipatico non gioca. E Piccoli sicuramente sta antipatico, perché Piccoli non ha ancora avuto spazio e ripeto, mi fa strano che non gli sia data neanche l'opportunità di giocare durante la partita, cioè durante il corso del secondo tempo. Certo, subiamo poco e questo va bene. Qui vediamo anche un Karius che si sta comunque comportando molto bene in questa stagione. Diverse le volte che non ha subito gol ed è stato comunque autore di una... Buona partita. Qui però ha un altro pareggio che anche qui ci si deve lamentare. Però è stata la prima partita di Piccoli. Ecco, la novità di questo match è sicuramente rappresentata dal coinvolgimento dal primo minuto di Roberto Piccoli, che ha comunque collezionato anche un buon valore di XG con 0,60, quindi insomma di occasioni ne ha avute, ma non è stato abbastanza bravo nel saperle sfruttare. Comunque un Parma ordinato, un Parma che ha giocato meglio, un Parma che avrebbe meritato la vittoria. Ci è mancato praticamente solo il gol in questa partita. Perdiamo però il primo posto perché eravamo primi in classifica. Abbiamo l'opportunità adesso di tornare a meno 2, vincendo la prossima partita. Siamo a pari punti col Pisa e se vinciamo abbiamo l'opportunità di andare a più 3 dal Pisa. Nito, andiamo su andamento. Questo purtroppo è la conseguenza dell'arrivo di Farioli. Letteralmente Neto non gioca più da quando Farioli allena il Parma. E qui purtroppo l'allenatore perfetto non esiste, ragazzi. È complicatissimo trovarlo. Io sinceramente non ci sono ancora riuscito. Farioli è un fenomeno dal punto di vista dei risultati, ma dal punto di vista della gestione della squadra noi facciamo un passo indietro e ritorniamo alla serie di Pochettino, a lasciarmi il modo col Milan, quindi praticamente metà rosa che non viene sfruttata, metà rosa con una condizione, con una forma partita scarsissima. Chiaramente ad avere la peggio poi sono quei giovani talenti che hanno invece bisogno di giocare, di avere continuità, di guadagnare comunque degli ottimi voti per crescere tutto, e se questo non accade diventa difficile, diventa anche poi impensabile. Pensare di tenerli. Allora, è quasi perfezione perché il pareggio col Cittadella non rende perfetto un periodo fantastico per il Parma. Pareggio col Cittadella, vittoria 4-2 con la Triestina, tra poco riguarderemo chiaramente i gol, le emozioni, la vittoria anche 3-1 contro la Ternana, la vittoria 2-1 contro il Palermo e poi ultima, ma non per importanza, la vittoria nella partita sentitissima contro i rivali della Reggiana a sbloccare una palla inattiva con assegno Shane Duffy. In questo momento il Parma è primo in classifica. Stiamo parlando di 5 giornate al termine del campionato, primo in classifica, 6 punti. Attenzione, distacco dalla Sampdoria. Saranno 2 giornate adesso che vedremo chiave, perché se tu batti il Frosinone, se tu batti la Sampdoria, puoi festeggiare la Serie A. Puoi assolutamente farlo e ne hai tutto il diritto. Gran lavoro da parte di Farioli, adesso però gli ultimi due importantissimi fondamentali impegni che chiaramente vedremo perché non possiamo perderli. Tressoldi, 25 gol in Serie B, una stagione per lui eccezionale, straordinario, è il primo anno in Italia di Tressoldi. Guardiamo anche intanto oltre ai gol, il migliore Tressoldi, il secondo bomber Carboni, dal punto di vista degli assist invece abbiamo Miaila e Somm e Yeboah. Tanta roba Yeboah in un ruolo non da Yeboah. Lui tra l'altro ceduto, si unirà a Parma il 29 giugno 2024, prestito con obbligo di riscatto perché il riscatto si sarebbe poi attivato con tot presenze, queste tot presenze le ha raggiunte e superate.
E in una posizione non da Yeboah sta comunque facendo un'ottima stagione dal punto di vista degli assist. Bravo Mihaela, io non avrei veramente scommesso nulla più su Mihaela perché la scheda in calo per via dell'infortunio. Adesso sta pian pianino migliorando, ma comunque non è una scheda eccezionale, ma la sua stagione da quando è arrivato il nuovo allenatore è cambiata totalmente. È rientrato, ha sempre giocato, si è sempre messo a disposizione. Veramente fenomeno vero Mihaela. Signori, Frosinone Parma. Due vittorie potrebbe tranquillamente essere Serie A. Quindi non è facile perché affrontiamo la squadra che condivide con noi il primo posto. Ci andrebbero bene anche due pareggi, bisogna essere onesti, perché pareggiare con Frosinone, pareggiare con la Sampdoria, siamo comunque al sicuro e questa classifica lo dimostra. Però vincere sarebbe veramente importante per noi per centrare l'obiettivo stagionale. L'obiettivo in realtà stagionale era quello dei playoff, l'obiettivo mio era quello della promozione diretta. Dopo l'inizio tragico da parte di Nicola non pensavo, e invece insomma abbiamo Farioli che ci sta portando un passo dal paradiso. E non pensavamo, sinceramente, pensavamo molto più spettacolo. Però insomma, probabilmente anche questo ci dimostra che c'è veramente un importante equilibrio tra queste due società. Daffi, Del Prato, Carboni. Trova tre soldi, il movimento. No, stavo già esultando, non ci credo. La calciata a male tre soldi, il pallone prende il palo esterno. È la grandissima occasione del Parma, inizio secondo tempo. La chiusura intanto di Magnani su Mulattieri. E il pallone indietro per Karius. Poi si va da Shane Duffy, Villar, corto per Del Prato. Andiamo da Carboni, tre soldi, spalla alla porta. C'è l'inserimento di Moral, sempre la corsa a parte di Carboni. Attenzione anche al movimento da parte di Mihaela. Il pallone, che però era più un tiro, che va direttamente da Magnani. Piccini. Piccini che quest'anno l'abbiamo visto più volte fuori ruolo, nel senso che ha adattato ad un ruolo nuovo, in questo caso da mediano. Attenzione qui intanto Magnani, veramente pessimo. Mulattieri che recupera, Mulattieri da solo contro Karius. Pallonetto, ragazzi! Splendido gol di Samuele Mulattieri, la sua 27esima rete stagionale. Frosinone in vantaggio su grande dormita da parte di Magnani. Il Parma è sotto al minuto 77, mancano 13 minuti. E qui, pessimo Magnani, anche poi, soprattutto nel recupero. E qui la scarsa velocità da parte della nostra difesa ha permesso a Mulattieri di fare un po' quello che voleva. Piccini, andiamo da De Kuyper. Visto poco nel corso di questa partita, De Kuyper, Mihaela dentro l'area di rigore, dentro Carboni! Tre soldi, la risposta dei bomber, il pareggio immediato Parma, perché questa è una partita da pareggio, 1-1. Giusto così ragazzi, giusto così, sconforto Frosinone, motivato sicuramente il Parma. Attenzione perché magari riusciamo anche a trovare il gol vittoria, chissà. Qui Magnani ancora pessimo, poi MDC, Findel, Lulic. Attenzione Piccini, il pallone dentro Perazzi, la controlla molto bene il gol del Frosinone. E l'intervento non perfetto da parte di Karius, l'intervento non perfetto da parte del Prato. Una serie di errori individuali, tutto però nasce ancora una volta da una gestione non perfetta da parte di Magnani, che ha permesso al Frosinone di poter ripartire con facilità. E questa volta mi sa che veramente è la fine. E io ho sentenziato per l'ennesima volta. Stiamo parlando, ragazzi, della prima sconfitta di Farioli. Credo la sconfitta forse più immeritata, perché ovviamente questa è una partita proprio da pareggio, però nel calcio contano i gol, non contano molto, contano fino a una certa le statistiche e il Frosinone ne ha fatto uno in più di noi, quindi va bene così. Rimane comunque una partita dove si può festeggiare. Attualmente il distacco è di 3 punti, se dovessimo vincere 6, ma comunque io tenderei comunque a festeggiare perché vedo dura poi un doppio fallimento Parma e una doppia vittoria Sampdoria in caso chiaramente di vittoria. Quindi è fondamentale reagire, fondamentale vincere, fondamentale mettere in seria difficoltà la Sampdoria che, come da pronostico, se la sta giocando comunque fino alla fine. La Sampdoria di Stroppa, la Sampdoria con la difesa 3, è una Sampdoria totalmente diversa dalla realtà. Una Sampdoria che vuole tornare immediatamente in Serie A, ma se la deve vedere con un Parma agguerrito che, dopo diversi troppi anni in B, punta adesso alla promozione diretta. Inizia il Tardini, Parma-Samp, stadio dalle grandissime occasioni perché c'è tutto esaurito. Del Prato, Yeboah, ed è subito possesso per noi con Carboni. C'è Del Prato dietro da solo, avanza, alla fine decide di sfruttare lo spazio. Il pallone dentro, passa! Il pallone che passa e Mihaela che la mette! Ha segnato 4 gol tutti in questo episodio. Nel segno oggi di Mihaela. E un po' mi sto pentendo di aver dato in prestito Dennis Mann. Poi dopo questa partita guardiamo anche Man cosa ha fatto. Però chi avrebbe mai pensato ad un modulo del genere con questo nuovo allenatore, con Farioli? Però un Dennis Mann in questo Parma ci sarebbe stato benissimo. Chiaramente
pensando alla prossima stagione, il nome di Mann tornerà sicuramente di moda, perché in quella tre quarti ce lo vedo benissimo. Kovalenko, Augello, Gabbiadini si è mosso molto bene. La conclusione di Manolo Gabbiadini è perfetta. Si è deciso in rete stagionale. Pareggio quasi immediato del Doria. Yeboah avanza. Yeboah si ferma dietro il piede del Prato. Potrebbe calciare. Del Prato non ci prova. Villar, vediamo se ci prova lui. Villar, posizione interessante. Fa partire il sinistro. Ma il sinistro non è minimamente pericoloso. Karius, allora, è vero, purtroppo, perché Karius abbiamo quel pregiudizio del ogni gol che subiamo, se vediamo che ha qualche responsabilità, facciamo pesare troppo la responsabilità a Karius. Però comunque, siccome bisogna analizzare tutto in una stagione, non solo ricordare questi episodi un pochino così sfortunati, io vi dico che a me la stagione di Karius è piaciuta. Ecco, quello che non mi è piaciuto è questa gestione qui, palla da parte di Carboni. Cioè, perché non ha calciato? Perché non ha calciato Carboni verso la porta? Ce lo dirà probabilmente a fine partita, forse perché si è giocato l'under 2,5. Koulibaly. Attenzione qui, perché recupero palla della Sampdoria. Io non voglio adesso parlare di gol sbagliato, gol subito, però in questo momento Kovalenko ha l'opportunità per far passare in vantaggio i suoi. Super Karius, salve il Parma. De Paoli. Non la tragedia al Tardini, ragazzi. Non la tragedia al Tardini. Non la tragedia al Tardini. Non la tragedia al Tardini. Cambia la storia di questa Serie B nelle ultime due giornate, perché in questo momento al minuto 91,5 stiamo commentando la Sampdoria che ha fatto il sorpasso sul Parma. Una Samp che non era praticamente mai stata seconda, in questo momento credo siano seconda in classifica. Doppia sconfitta consecutiva del Parma contro Frosinone e contro adesso l'attuale seconda in classifica Sampdoria. Attualmente siamo ai playoff e siamo a pari punti col Frosinone. Potenzialmente potremmo ancora vincere il campionato, ragazzi. Incredibile, incredibile, ma sta Serie B è sempre magica, fantastica, strana. Era importantissimo ritornare a vincere. Vinciamo senza però i protagonisti, gli attaccanti, ma segno Carboni e Somm. L'ultima al Tardini, non ne voglio più sapere, ragazzi. Parma-Pisa, avete visto la classifica? Nel senso che è incredibile, ma dopo e nonostante quelle due sconfitte, potremmo addirittura vincere il campionato, ma potremmo anche non andare direttamente in A, potremmo finire nei playoff, può succedere ancora di tutto. Però Parma-Pisa e soprattutto altri risultati per capire un po' se finirà tutto la 37esima giornata o se emozioni anche poi all'ultima. Gioca piccoli perché probabilmente si è fatto male tre soldi, sì, perché non è neanche in panchina. Anche Pisa, gran stagione. Tramoni, intanto fuori gioco. Fuori gioco, arbitro. Ragazzi, è regolare. Ma siamo sicuri? No, non ci posso credere. Duffy. Incredibile, ragazzi, era fuori gioco in ogni storia. Duffy l'ha tenuto in gioco. L'ha tenuto in gioco Duffy. Non si può parlare, perché direi solamente cose brutte. Tramone intanto il pallone all'inserimento per Lucca, che trova la rete 2-0. Al Tardini, è tragedia, al Tardini. Il Parma è sotto, e due reti a zero al minuto 25 contro il Pisa. Maldini, ancora MDC De Kuyper. Mihaila! Non è finita qui, minuto 38 il Parma accorcia le distanze con assegno Mihaila con l'assist di De Kuyper. Mihaila si gira, viene fermato molto bene, poi lo stesso Marin in qualche modo, Lucca, confusione da parte del Parma, Lucca, Karius, salve in corner, grazie Trucci, De Kuyper, Mihaila si prende la posizione e in teoria si prendeva anche il calcio di rigore, Carboni di testa, ma contatto secondo l'arbitro giudicato non falloso, verticalmente da Somm, si va direttamente a Mihaila e cerca il lancio per Piccoli, non lo trova, impreciso il lancio del rumeno, Calabresi. Bravo Piccoli, che riconquista palla. Piccoli, scambio corto con Mihaila. Mamma mia, ragazzi, come passa quel pallone! Maldini! La prima gioia di Daniel Maldini! Nel giorno più importante probabilmente della sua carriera. Daniel Maldini, ma... Guardate il passaggio di Mihaila. Guardate Mihaila. Mamma mia, signori! Poi la deviazione da parte di Barba non perfetta. Serve Piccini si ferma, l'appoggio per Daniel Maldini, Piccini dentro, Carboni di testa, Piccoli, Gonzalo Villar, il movimento da parte di Piccoli che però viene fermato, ha trovato davanti a sé il suo uomo, quello che lo tiene, Maldini, vediamo se punta la fascia,
non lo so, non lo so, non lo so. VAR, centimetri, millimetri, calcolo, fuori gioco. Giusto così. Si deciderà tutto alla fine. È stata una partita che tra diretta gol e tra le emozioni del Tardini ha regalato tanto. Si deciderà tutto l'ultima giornata con questa classifica qui, perché il Parma non vince, ma prende il punto sul Frosinone che ha perso. Parma prima in classifica, 74, 73 e una miriade di squadre a 71. Ciò cosa significa? Ciò cosa comporta? Che nell'ultima giornata dei fibrillatori a manetta, perché probabilmente qui non si resisterà, ragazzi, non si resisterà. Tresoldi ha avuto un infortunio importante intanto, ha saltato diverse partite, ha concluso la stagione Tresoldi, quindi perdiamo il miglior attaccante, da diverse partite sta giocando Piccoli, spazio per Piccoli per mettersi in mostra, quindi sì, da un lato sono contento, più spazio a Piccoli, dall'altro però perdi il giocatore più in forma, quello che ti ha portato e che ha segnato tanto e ha portato tanti punti nel momento più importante della stagione, diciamo che non è proprio il massimo. Nicola, dai. Adesso Nicola, va bene che nel calcio sempre la voglia di vendicarsi è tutto, però per favore, cioè il tuo campionato l'hai fatto, un campionato di merda, sia con noi che contro di loro, cioè sia con noi che con la Cremonese. De Kuiper. Som. Ricordiamo che a noi basta un punto. Per vincere il campionato, meglio tre. Per andare in A, uno. Ickel, quagliata, eccolo qua, eccolo qua. Il Real Cremona. Il Raul Cremona. Il Raul Cremona. Grazie Gianmarco. Mi hai la recupera, attenzione quindi al Parma. Un punto per andare in A, tre punti per vincere il campionato, carboni. Devo mettere in pausa. Allora, attenzione, perché il Frosinone sta perdendo col Genoa. In questo momento, quindi, il pareggio, anche il pareggio ci garantirebbe la vittoria del campionato. De Kuiper, sarebbe incredibile comunque non vedere il Frosinone in A. Cioè, Piccoli! Piccoli! La prima rete nella partita più importante dell'anno! Roberto Piccoli! Frosinone pareggio. No, ma non se lo meriterebbe il Frosinone di non andare... Cioè, di andare ai playoff non se lo meriterebbe, no? Sono sempre stati loro primi, praticamente. Miaela, dietro. Mezz'ora. Vilar, mezz'ora. E siamo in A. Vilar, Piccoli, vincendo forse anche il campionato. Yeboa, Del Prato, bellissimo movimento, bello il cross, Piccoli! Andiamo in A, cazzarola! Andiamo in A con la doppietta di Roberto Piccoli! Insomma, tante critiche per Piccoli, oggetto misterioso per diversi mesi perché non era mai stato visto da Farioli. Con l'infortunio di Tresoldi, spazio a Piccoli, però intanto spazio anche è troppo per Okereke contro Karius. Okereke 2-1. Calma, calma, 5 di recupero, calma che vinciamo anche il campionato e non ci credo mai. Vinciamo anche il campionato, ragazzi. Fino a due giornate fa non l'avrei mai detto. Vinciamo anche il campionato. Si vince anche il campionato di Serie B. Primo questo Parma. Ed è pazzesco pensando a quando abbiamo esonerato Nicola. Dove eravamo? Eravamo nella parte destra della classifica. È arrivato Farioli. Vittorie, 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 vittorie. Tanti pareggi. Poi sul finale un po' di brivido. Ma alla fine l'emozione è quella bella. Si torna in A, mamma mia. Si torna in Serie A da campioni della Serie B. È stato un finale di stagione veramente da film. Ma veramente, veramente da film. Neanche a farla apposta. Quindi, alla fine, come giusto che sia, il Frosinone... Madonna, guardate Frosinone-Pisa per gli sconti diretti. Comunque, come giusto che sia, Frosinone merita di andare direttamente in Serie A. A questo punto vedremo chi tra Pisa, Sampdoria, Spezia, Spal, Genoa e Cosenza salirà insieme a Parma e Frosinone.